Alfieri, partiamo innanzitutto da questa mobilitazione del PD, perché qual è il senso? 5-6 dicembre nelle principali piazze della Lombardia spiegheremo il buon governo di Renzi, del Partito Democratico, che cosa vuol dire per la Lombardia. Penso al Jobs Act, gli sgravi contributivi, nuovi posti di lavoro in Lombardia, 216.000 da gennaio a luglio in più i posti di lavoro, sono il 40% in più rispetto all'anno precedente, a livello nazionale il 35% in più, segno che in Lombardia le politiche del governo Renzi stanno funzionando. Certo c'è ancora molto da fare, però alcuni segnali di ripresa economica ci sono, così come sul versante della buona scuola. Oltre 6.000 persone che erano precarie hanno avuto un contratto a tempo indeterminato e 6.000 nuove assunzioni, per un totale di quasi 13.000 nuovi contratti a tempo indeterminato nel mondo della scuola. Oltre 120 milioni di investimenti nell'edilizia scolastica, soldi per l'efficientamento energetico, per l'adeguamento antisismico, per le scuole innovative. E sul versante della diminuzione della pressione fiscale, dopo la manovra che hanno portato a dare 80 euro in maniera stabile ai lavoratori dipendenti, c'è un intervento sulla platea di chi possiede una casa. L'eliminazione della TASI, ad esempio per il Comune di Milano, vuol dire mediamente, quindi una media, 279 euro in meno a nucleo familiare di pressione fiscale. Mi sembrano numeri concreti che danno il senso di come il governo Renzi voglia passare in maniera molto chiara per il governo che mantiene le proprie promesse. Senta, abbiamo sentito però i sindacati che obiettano, certo ci sono 325.000 posti di lavoro in più, ma in realtà sono una partita di giro, erano contratti a tempo determinato che sono stati trasformati in contratto a tempo indeterminato. Lei cosa risponde? No, non tutti, alcune sono conversioni da contratti a tempo determinato e indeterminato, alcuni sono nuovi contratti di lavoro, ma anche fossero la gran parte trasformazione di contratto a tempo determinato e indeterminato è un passo in avanti, vuol dire garanzie per, in termini di ferie, di diritti che prima non erano garantiti, quindi più sicurezza per i nostri lavoratori.